Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Anteprima Pescara alle 20:32 minuti in diretta su Rete 8 Sport. Grazie da subito al nostro regista Dino D'Angelo alla vigilia della 40ª giornata del campionato di Serie B. Dopo il turno infrasettimanale testé consegnato agli archivi, si è giocato proprio martedì scorso, dunque 3 giorni fa, il Pescara viene da 3 risultati utili consecutivi, 7 punti con 2 vittorie ed un pareggio ad un passo dalla salvezza, 5 punti di vantaggio sulla zona playout. Pillon ha letteralmente rigenerato la squadra ma anche l'ambiente. Intanto vediamo il quadro completo degli incontri con 2 posticipi, vedete già Cesena Parma domenica alle 17:30, Empoli Cremonese lunedì. A chiudere il programma della 40ª giornata, terz'ultima del torneo di Serie B, di fronte Empoli e Cremonese appunto alle 20:30 lunedì prossimo 7 maggio. Domani alle 15 Ascoli Avellino, Bari Perugia, Cittadella Brescia, Frosinone Carpi, Novara Pescara, Salernitana Entella, Spezia Pro Vercelli, Ternana Palermo, Venezia Foggia. Vediamo anche, diamo anche uno sguardo alla classifica del campionato di Serie B. L'Empoli già promosso aritmeticamente da 2 giornate in Serie A con 78 punti. Empoli da record affidato ad Andrea Azzoli, che ha proprio sostituito a dicembre il tecnico abruzzese Vincenzo Vivarini. Pensate, 24 risultati utili consecutivi per Andrea Azzoli, che aveva allenato la Roma nel 2012-2013 in sostituzione proprio di Zeman nel mese di febbraio dopo la sconfitta interna col Cagliari. Dunque la prima squadra ad Andrea Azzoli, che non si era mai distinto in altre squadre, non aveva mai allenato formazioni di Serie B. Ebbene, 24 risultati utili consecutivi per Andrea Azzoli, 16 vittorie e 8 pareggi. Empoli con Andrea Azzoli, ripetiamo, ancora imbattuto e già promosso in Serie A. Il Parma segue al secondo posto con 66 punti, Frosinone 65, Palermo 64, Venezia 63. Si fa davvero entusiasmante la lotta per la seconda piazza utile per la promozione diretta in Serie A. Cittadella e Bari 61, Perugia 59. Si chiude qui la griglia playoff, poi Foggia 54, ancora qualche speranza la squadra di Giovanni Stroppa, anche se mancano soltanto 3 giornate, Carpi 51, Spezia 50, Salernitana 48, Brescia e Pescara 46, Cremonese 44, la zona calda della graduatoria, Cesena 43, Novara 42. Dunque il Novara ha un punto di vantaggio, come vedete dalla classifica, sulla zona playout, ma anche la zona retrocessione diretta, perché al terz'ultimo posto ci sono Entella, Avellino ed Ascoli con 41 punti. Domani Ascoli e Avellino spareggeranno praticamente alle ore 15 allo stadio del Duca, l'Entella sarà di scena a Salerno, il Novara ospiterà il Pescara, il Novara con l'imperativo di vincere, poi Ternana e Pro Vercelli più staccate con 37 punti all'ultimo posto della graduatoria. Allora è tutto pronto per seguire quello che ha detto Beppi Pillon. Le dichiarazioni più significative rilasciate oggi in conferenza stampa dal tecnico di Preganziol, ma ascolteremo nel lungo servizio, circa 6 minuti e mezzo, anche i brani più interessanti della conferenza stampa del tecnico del Novara, Domenico Di Carlo. Vediamo. Manca poco, pochissimo alla salvezza, un punto dovrebbe bastare, ma Pillon mette da subito in chiaro le cose, niente calcoli, sempre aggressivi, sempre sul pezzo per il tecnico di Preganziol, sarà per questo un test particolarmente probante e lo dice con la consueta chiarezza. Domani è la dimostrazione se siamo una squadra con le palle, se siamo una squadra che va lì e sono tosti, perché sono queste le partite che si misurano gli uomini. Si misurano le capacità della squadra, si misurano quando sei in queste situazioni, è qui che si vede. Perciò domani è un banco di prova per me molto importante da questo punto di vista. Noi dobbiamo andare in campo con grande aggressività, con grande determinazione, cercando di pressarli subito, togliere le loro certezze, perché sennò il campo è anche insidioso, perché il campo è in erba sintetica, la palla non balza bene,
Non dobbiamo fare l'errore che abbiamo fatto a Vercelli, dove i primi 10 minuti siamo andati un po' sottotono e non ci siamo adattati al campo, e quei 10 minuti ci sono costati cari poi per il proseguo della partita. Perciò noi non dobbiamo commettere quell'errore, l'approccio deve essere giusto, sennò diventa una partita molto difficile. Diciamolo subito, la pressione è quasi esclusivamente sul Novara, che ha tutto da perdere perché è costretto a vincere. Di certo non il massimo sul piano meramente psicologico. Una sola lunghezza di vantaggio infatti sulla zona play-out e retrocessione diretta. Quota 41 Ascoli Avellino che si affronteranno al Del Duca. Entella di scena a Salerno. 46 punti invece per i biancazzurri, rivitalizzati dal dottor Pillon. Bravo, umile nel ripartire dal tanto di buono lasciato da Zeman, soprattutto tempestivo nella diagnosi e nella cura del paziente. 9 punti conquistati in 6 gare, numeri piuttosto eloquenti. Insomma, missione quasi compiuta. Inevitabile dunque il fuoco di fila di domande sul suo futuro. Devo dire che questa squadra non merita la posizione che ha, dal mio punto di vista. Nel senso che è una squadra che se ha dei grandi margini di miglioramento, questo lo posso dire senza dubbio. Insomma, si sta candidando anche per il prossimo anno. Non siamo alle elezioni, però. È forte la candidatura di Pillon. Io ho sempre detto che a Pescara sto bene, mi trovo bene soprattutto con i ragazzi, con i giocatori, mi trovo benissimo. Nell'ambiente sto bene, con quelli che lavoro sto benissimo, con lo staff, con tutti. Ho trovato un ambiente per me che mi ha accolto in modo eccezionale, e questo mi ha agevolato molto. È determinante per un C'è allenatore. stato già un approccio, andiamo dritti al cuore del problema, no, c'è stato già un approccio per il prossimo anno, perché la salvezza ormai è virtualmente acquisita. No, 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 no. Non dire così. Io conosco il calcio, guarda, lo conosco troppo bene Ha per. parlato almeno con Repetto, io non dico con Sebastiani che insomma un No, 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 non abbiamo mai affrontato l'argomento, niente, no, no, ancora. proprio non Mi abbiamo. dice la verità, no? Sì, visto. Però la salvezza acquisita, Pillon, lei si aspetta la conferma. Sai, io sto lavorando per questo. Sì, io sono venuto qua, ho detto subito all'inizio, voglio dimostrare di essere all'altezza del Pescara. La prima cosa che ho detto è stata questa. Io spero di concludere questo cazzo di salvezza il prima possibile, e così poi tutti i discorsi si può fare, tutto quello che volete tiriamo fuori, ma raggiungiamo l'obiettivo. La salvezza in tasca sarebbe una delusione per lei se non le venisse. No, io vabbè, lei comunque si guarda, rilancerebbe alla grande. sono un uomo navigato del calcio e so com'è il calcio, perciò non mi aspetto mai niente. Oltre a Balzano e a Falco, tra gli indisponibili anche Mazzotta e Cocco, potrebbe giocare Bonino, ma alla fine Pillon, è solo una sensazione, confermerà l'11 sceso in campo martedì scorso. In realtà scelte obbligate per mancanza di alternative sulle corsie laterali, che saranno ancora presidiate da Fiamozzi e Crescenzi. Piena fiducia alla coppia Gravion-Perrotta. Per contro, Novara a digiuno di vittorie dal 30 marzo. Tra l'altro, ultimo successo col Cesena al Piola, terra di conquista quest'anno per gli avversari. Ben 9 i KO contro Parma, Avellino, Salernitana, Pro Vercelli, Bari, Ascoli, Foggia, Ternana e Venezia. 6 sotto la gestione Corini, 3 con Di Carlo, che ha ottenuto 15 punti in altrettante partite. Loro sono anche una buona squadra, perché se noi guardiamo gli elementi che hanno a disposizione, e l'allenatore è una squadra che era stata costruita per andare ai playoff. Perciò la squadra è di grande rispetto. Perché basta guardare anche l'attacco che hanno, è un attacco di assoluto valore sui giocatori, centrocampo uguale. Insomma, la squadra secondo me è costruita per fare un campionato molto diverso di quello che stanno facendo. Tra gli azzurri piemontesi tutti a disposizione, tranne Makeda, stangato dal giudice sportivo, 4 giornate di squalifica. Non al meglio, ma ugualmente convocato il belga marocchino Chaya. 4-4-2 il sistema di gioco. Montipò 3 pali, Dijkman, Trist, Lex, Del Fabbro e Chiosa in difesa. Esterni di centrocampo Moscati ed uno tra Di Mariano, Favorito e Sec. Ronaldo Casarini nel cuore del reparto. Davanti il grande ex Pippo Riccardo Maniero con Gianluca Sansone, probabile panchina per Puskas, il tecnico Mimmo Di Carlo. Pescara domani è una squadra che bisogna prendere con le molle, con la giusta tensione, perché viene da un buon periodo, ha giocatori che stanno bene, perché dopo Zeman è stato bravissimo, secondo me, l'allenatore a dare equilibrio a una squadra tecnica, a una squadra che ha nelle corde
non alla salvezza ma ai playoff, almeno ai playoff per quando è le caratteristiche della squadra. E adesso giocano bene, giocano più tranquilli, giocano più fiduciosi nel loro modulo che conoscono migliore, che è 4-3-3, nella loro, diciamo, dimensione, e hanno giocatori sia di tecnica sia di profondità, quindi bisogna fare una partita molto corta, equilibrata, ma con il coraggio e con la determinazione che deve portarsi alla vittoria. Dunque alla Piola per chiudere il discorso salvezza. Pensate, 2 anni fa le due squadre si sfidarono nella semifinale playoff promozione per appunto la promozione in Serie A. Vinse il Pescara 2-0, era il 29 maggio 2016, poi vi faremo vedere anche, vi riproporremo i gol che caratterizzarono quel match. Oggi la situazione è completamente diversa, una situazione se vogliamo opposta, ma la pressione è tutta sui piedi Montesi. L'arbitro, lo ricordiamo, è Piccinini di Forlì. Domani inizio ore 15, le 20:42, ci fermiamo per pochi istanti, restate con noi. Beh, torniamo in diretta dallo studio alle 20:46, anteprima Pescara. Il Pescara e i biancazzurri hanno vinto una sola volta nella loro storia a Novara, ne facevamo riferimento poc'anzi prima della pubblicità, il 29 maggio del 2016, gara di semifinale, playoff per la promozione in Serie A, finì 2-0, ma partiamo dal 2010, 17 dicembre 2010, nel filmato vedremo i due gol che hanno caratterizzato questo match, 1-1, finì quella partita con il Pescara di Eusebio Di Francesco, che ebbe una felice intuizione, quella di far giocare, come vedete dalla grafica, stiamo parlando di qualcosa come 8 anni fa, campionato di Serie B, Cascione trequartista con Tognozzi e Ariatti nel cuore del reparto nevralgico, Gessa e Bonanni esterni, Sansovini terminale della manovra, pinna tre pali, Zanon, Olivi, Mengoni e Petterini a comporre il reparto arretrato. Fu una partita bellissima, vincente, finì 1-1 e tra poco vedremo proprio i gol che caratterizzarono quel match. Porcari con una deviazione porta in vantaggio il Novara e poi il pareggio di Maniero sugli sviluppi di un calcio d'angolo dopo deviazione, poi da grande opportunista Maniero riuscì a segnare il gol del pareggio. Qui siamo con le immagini al 29 maggio 2016, 2-0 il verdetto finale per la squadra di Massimo Oddo, il primo gol di Gianluca Lapadula che si fa spazio tra i due centrali, o meglio tra Mantovani e Garofalo, difensore centrale esterno del Novara di quella stagione. 1-0 il vantaggio dunque di Gianluca Lapadula, che mise a segno in quella circostanza il 29esimo gol in quella stagione memorabile per il Pescara, ma soprattutto per il Bomber di Torino, che poi realizzò anche il 30esimo gol nella gara di finale, nell'andata della finale playoff con il Trapani all'Adriatico. Qui lo spunto di Crescenzi che scambia con la Padula e colpisce un clamoroso palo da ex della Contesa. Il raddoppio, classica azione di contropiede, Torreira, la Padula dentro ancora per Torreira, che riesce con questo preciso destro a superare il portiere da Costa. Dunque Torreira, protagonista da 2 stagioni nella Sampdoria, firma il secondo gol, 2-0. Poi nel ritorno 3 giorni dopo finirà 4-2 l'Adriatico Giovanni Cornacchia e poi la duplice finale con il Trapani e la promozione in Serie A per quel Pescara targato Massimo Oddo. Sono le 20:48, ci fermiamo per la seconda volta e poi parleremo ancora delle due squadre che si affronteranno domani, naturalmente facendovi vedere le 2 schermate tattiche, le probabili formazioni che saranno schierate dai 2 tecnici Pillon da una parte, Domenico Di Carlo dall'altra, tra pochissimo. Siamo quasi in chiusura, anteprima Pescara, per parlare di tutto quello che accadrà domani allo stadio Silvio Piola di Novara, tra Novara e Pescara, le tematiche legate appunto a questa partita molto importante per il Novara ma anche per il Pescara. Basta un punto per la quasi certezza della salvezza, qualcuno dice addirittura che a 46 non arriverebbe nessuno, non arriva nessuna delle formazioni che sono in fondo alla classifica, potrebbe non arrivare nessuno
sono le formazioni che sono in fondo alla classifica, alle spalle del Pescara. Staremo a vedere, anche perché sono diversi gli scontri diretti da qui al termine del campionato. Restano 3 partite, domani c'è lo scontro, lo spareggio, come detto di Anzi, tra Ascoli e Avellino. L'Entella invece sarà di scena a Salerno, che ormai è fuori dei guai, la Salernitana di Colantuono. Abbiamo detto Novara Pescara è lo spareggio, l'altro confronto diretto in calendario. È chiaro che è molto difficile la situazione di classifica di Ternana Provercelli, che sono staccati di 4 punti dai playout al terzo ultimo posto, come vedete. Entella, Avellino ed Ascoli. La Cremonese giocherà nel posticipo di lunedì sul campo dell'Empoli, inizio ore 20:30, mentre il Cesena disputerà il primo dei 2 posticipi contro il Parma in casa, il Parma secondo in classifica, il Parma di Roberto D'Aversa, domenica 6 maggio alle 17:30. Allora possiamo dare anche uno sguardo, mi rivolgo naturalmente al nostro Dino D'Angelo, ai 2 probabili schieramenti. Partiamo naturalmente dal Pescara, ricordiamo le assenze: oltre a Falco e a Balzano, indisponibili anche Cocco e Mazzotta, assenti naturalmente anche Campagnaro, Bovo e Proietti. Novara invece privo di Macheda, stangato, come avete sentito nel servizio, dal giudice sportivo, recuperato invece l'ex Pippo Riccardo Maniero. Ma partiamo dalla formazione biancazzurra, perché oggi Pillon ha detto: ho qualche dubbio, potrei dare una chance dal primo minuto a Bonino, che si sta comportando molto bene, in realtà è entrato benissimo in corso d'opera nelle ultime 2 partite, però la nostra sensazione è che Pillon confermi l'11 sceso in campo contro il Cesena martedì scorso. Dunque Fiorillo 3 pali, Fiamozzi, Gravion, Perrotta e Crescenzi a comporre il reparto arretrato. Fiducia piena ai 2 centrali, Gravion e Perrotta, che sono stati protagonisti nell'ultimo turno di una grande partita. Scelte obbligate per quanto riguarda le corsie laterali, perché mancano sia Balzano che Mazzotta. Dunque Fiamozzi e Crescenzi continueranno a presidiare le corsie laterali. A centrocampo crediamo che non ci siano dubbi: Macin, Brugman e Valzania sono sicuri del posto, e poi davanti Mancuso, Capone a supporto di Pettinari. Qualche chance, ripetiamo, per Bonino, visto che lo ha confermato lo stesso Bepi Pillon. Vediamo invece il Novara. Il Novara, abbiamo detto, non c'è Macheda che è stato espulso nel match di Cremona, fallo di reazione che è stato sanzionato con 4 giornate di squalifica dal giudice sportivo. È stato convocato Chaya, belga marocchino, molto interessante, classe 98, ma non è al meglio della condizione, malgrado insomma il suo stato di forma, è stato comunque convocato da Domenico Di Carlo. Tutti gli altri a disposizione del tecnico piemontese, che è subentrato a Corini alla 24esima giornata, dunque in carica dalla 25esima giornata. Ripetiamo, 15 punti in altrettante partite, non un bottino direi entusiasmante per Di Carlo, tant'è che il Novara si trova ancora impelagato nella lotta per non retrocedere, a 1 punto di vantaggio, ripetiamo, sulle squadre che occupano il terzultimo posto. Questo è il probabile 11, sistema di gioco 4-4-2, Montipò 3 pali, Dickman, Trest, Del Fabbro, ex della partita al pari di Crescenzi dall'altra parte. Crescenzi, non l'abbiamo detto, 37 presenze e un gol con la maglia del Novara in 2 momenti diversi della sua carriera, da gennaio a giugno 2013 e da gennaio a giugno 2014. Del Fabbro in realtà è passato a Pescara nell'estate 2014, l'allenatore era Marco Baroni, ha giocato in Coppa Italia con il Renate, un difensore centrale del 95 in prestito dalla Juventus, all'epoca era di proprietà del Cagliari. La sua esperienza è durata il breve volgere di 30 giorni a Pescara, perché il 31 agosto del 2014 fu ceduto in prestito al Leeds United. Chiosa sarà il terzino sinistro, Chiosa è in realtà un centrale che però si adatta, è un mancino ad occupare la fascia sinistra del reparto arretrato. Poi a centrocampo Mosca
Scati e Di Mariano i probabili esterni, in mezzo Casarini e Ronaldo. Ronaldo naturalmente non è, è solo omonimo del Cristiano del Real Madrid, battute a parte, Ronaldo un classe 90, un brasiliano che ha giocato lo scorso anno nella Salernitana, precedentemente di proprietà della Lazio, a piedi buoni, bisogna stare attenti soprattutto ai calci piazzati. Casarini è una vecchia conoscenza del campionato di Serie B, classe 89, tra l'altro ha giocato anche nel Lanciano nella stagione 2013-2014, 35 presenze e 2 gol con il Lanciano allora guidato da Marco Baroni. E poi Sansone e Maniero. Maniero il grande ex, è stato recuperato, Maniero 94 presenze e 32 gol con la maglia del Pescara, ve ne abbiamo fatto vedere uno nella trasferta di Novara del 17 dicembre 2010, il gol del pareggio, naturalmente indossava la maglia del Pescara, Maniero un classe 87, ha fatto pochino quest'anno ma ha grandi potenzialità, lo ricordiamo tutti a Pescara soprattutto per la sua generosità, ma soprattutto, ma direi in modo particolare per la sua tecnica. Gianluca Sansone ha militato invece in Abruzzo e di Potenza, è un classe 87, è cresciuto nelle giovanili del Teramo, una storia molto particolare, poi ha giocato in eccellenza nel Montorio, giovanissimo, si mise in luce e si trasferì nella Valle del Giovenco dove vinse un campionato di Serie D con l'allora allenatore Roberto Cappellacci, disputò anche il successivo campionato di Serie C2, così come si chiamava in quella stagione, in realtà di seconda divisione, e poi anche l'esperienza di Lanciano nel 2009-2010 con Dino Pagliari in panchina, un giocatore che conosciamo benissimo, a grande qualità, quest'anno sinceramente non sta confermando le attese della vigilia. Gianluca Sansone è stato protagonista anche nel Bologna, in quello spareggio che tutti i tifosi del Pescara ricordano, giugno 2015, segnò il gol del momentaneo vantaggio del Bologna di Delio Rossi, finale di ritorno playoff, il Pescara poi riuscì a pareggiare, addirittura avrebbe meritato la vittoria di salire in Serie A, la clamorosa traversa nel finale colpita da Federico Melchiorri e non solo, fu una grande partita quella dei biancazzurri. Gianluca Sansone è un giocatore sicuramente di grande qualità, bisogna stare attenti agli attaccanti del Novara, è una squadra che è stata allestita almeno per centrare i playoff e invece si ritrova praticamente a ridosso dei playout in una situazione di classifica non consona sicuramente alle caratteristiche dell'organico. Due allenatori si sono avvicendati, Eugenio Corini per la prima parte del campionato sino alla 24esima e poi il testimone è passato a Domenico Di Carlo che non ha fatto assolutamente bene, insomma numeri tutt'altro che entusiasmanti come vi ricordavo poc'anzi, 15 punti in altrettante partite. Poi il Novara in casa ha subito ben 9 sconfitte, ha fatto leggermente meglio in trasferta, staremo a vedere, questa è una partita che il Novara deve assolutamente vincere, la pressione è tutta sui piemontesi, discorso diverso invece per il Pescara che viene da un ottimo momento, 7 punti nelle ultime 3 partite, il tecnico Beppe Pillon ha letteralmente rivitalizzato la squadra e l'intero ambiente. Abbiamo chiuso qui Anteprima Pescara, chiudiamo qui Anteprima Pescara, alle 21 in punto, subito dopo la pubblicità, il consueto format del venerdì Cuccioli e Campioni con Mila Cantagallo, interamente dedicato al settore giovanile del Pescara. Grazie a Dino D'Angelo in regia, a voi per l'attenzione, ancora una buona serata.